Gente, gente, quest'anno siamo messi male, molto male. Serve una buona idea per il carnevale. Non vorremmo fare una figuraccia come l'anno scorso, Siamo arrivati al pelo col pareggio. Per questo ho deciso di richiamare una vecchia conoscenza. Bentornato, Lancigliane. Ciao a tutti, ciao. È sempre bello essere qua con voi. Tra l'altro sono tornato più invincibile della scorsa volta, tranne sempre per i pugnali di Canabogna, che quelli fanno brutta storia. Beh, qualcuno ha qualche idea? Beh, potremmo invitare le donne quest'anno. Magari facciamo qualcosa insieme, che dici? No, si sa che le donne sanno recitare poco. Propongo di fare una roba totalmente a caso, invitando gente completamente casuale e poi ci autovotiamo. Geniale. Magari per risparmiare tempo possiamo anche non mascherarci affatto e stare vestiti normali. Così la vittoria è assicurata, no? No, non mi sembra proprio il caso. Serve qualcosa di molto più geniale. Qualcuno ha un'idea? Beh, allora puntiamo tutto su un unico ballo. Oh, aspettate, ancora meglio, una gara di ballo. Ci dividiamo in due squadre e ci sfidiamo l'una contro l'altra e diventa una sorta di competizione nella competizione. Assolutamente originale. Oh, ma comunque rimarrebbe una cosa tra amici, cioè si intende. Certo, e poi che? Allora io mi vesto da Dante. Dai, su gente, stiamo seri. Qualcun altro? Prendiamo degli sketch comici da TV e li recitiamo a memoria. Sono sempre divertenti. Ma chi l'ha invitato questo? Geppo, tu che dici? Ogni viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Ragazzi, fermi, calmatevi tutti. Allora, qui è inutile sbatterci tanto. Non importa ormai quello che facciamo o quanto epico sia. La gente non ci vota più. Ormai si è stancata di vederci vincere. Prendete l'anno scorso, abbiamo pareggiato perché tutti dicevano che vinciamo sempre o che ce la tiriamo. Ridicolo. Appunto. Qui, se vogliamo tornare a vincere, dobbiamo agire direttamente sulla mente delle persone e convincerle che noi, soltanto noi, meritiamo la vittoria. Hai già in mente un piano, Johnny? Forse uno ce l'ho. In questi anni di psicologia, oltre ad andare fuori corso ovviamente, ho scoperto che è possibile entrare nella mente delle persone e impiantare un'idea per modificare completamente il loro modo di vedere la realtà. Così tutti ci voteranno. Non perché vorranno farlo, ma perché non avranno altra scelta. Interessante. Però come riesci a entrare nella mente di tutti? Qui arriva il bello. Non dobbiamo entrare nella mente di tutti, ma nella mente dell'unico e solo capace di influenzare le masse. Il grande e potentissimo Frappe. È perfetto. Ah, geniale, sì. Però... facendoci strada tra i suoi ricordi, arriveremo alla base della sua psiche. Qui impianteremo la nostra idea di vittoria e infine saremo catapultati all'esterno in tempo per la serata di carnevale. Guarda, Johnny, che questo è Inception. Scusa? Dai, non dire stupidaggini, su. Allora, che ne dite, ragazzi? Ben fatto, è meglio che ben detto. Tolto Geppo con i suoi proverbi, direi che è un ottimo piano. Chi ci sta? Ci sto, ci sto, sì, vai, sì, andiamo, sì, andiamo, sì. Andiamo. Dunque, questa è la scatola? Esatto. Con questo dispositivo saremo in grado di connetterci alla mente di Bobo e muoversi a ritroso tra i suoi ricordi. Ma ricordate, per passare da un livello all'altro dovremo sempre trovare questa scatola. Come sapremo dove trovarla? Fidati, lo sapremo. Una volta giunti all'ultimo livello, impianteremo la nostra idea di vittoria assoluta e torneremo direttamente qui. Sembra facile, Johnny. Sì, se non fosse che, primo, non dobbiamo modificare e interferire con la mente di Bobo, rischierebbe di danneggiarla, compresi noi. E secondo, il subconscio di Bobo cercherà di difendersi, in qualsiasi modo. E come potrebbe difendersi? Fidati, lo sapremo. Ok. Ok, tutto chiaro, ci sono domande? Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Dai ragazzi, è il momento. A proposito, se moriamo là dentro, moriamo anche nella realtà. Ma scusate ragazzi, ma esattamente dov'è che siamo? Signori, benvenuti nella mente di Bobo. Questo è il nostro ultimo carnevale, quello dell'anno scorso. L'anno del pareggio. È vero, guardate, stiamo per partire proprio adesso. Ma ora cosa facciamo?
Ora dobbiamo trovare la scatola. Il problema è che non saprei da dove iniziare. Vedete ragazzi, la mente è un luogo così affascinante, misterioso, pieno di insidie. Senza contare che questa è la mente di Bobo. È così conturbante, virile, a tratti sexy. Quindi dove dobbiamo cercare? Ci sarà un qualche indizio, un qualche criterio, non lo so, Non saprei, forse in luoghi particolari, magari, che ne so, dentro le cose ci potrebbe stare, ma... Tipo un cane, Johnny? Ma... Come quello io, là? Quello? Sì, quello! Piatelo! Addosso! Buono! Venite a darmi la mano. Dai, fermatelo, dai, menalo. Dai, su. La bocca aperta. Sciacagnalo. Ok, forse non era dentro quel cane. Proviamo a cercare altrove. Non è dentro neanche questo maltissimo coso. Buttala via nel mare sta roba. Aspetta, ma quello sono io. C'è il professore Dino Jones. Sta arrivando dalla nostra parte. Scappiamo. Adesso che faccio? Mi scusi ragazzuolo, ma per il traguardo c'è carambogne? Disculpami amico, però non intendo tuo idioma. Ragazzi, non è neanche qui purtroppo. Potremmo provare una sottopente. È vero, lì c'è di tutto. Lo troveremo, dai. Ragazzi, avete trovato qualcosa? Io sì. Un bel giubbotto. E anche della mia taglia. Sta arrivando qualcuno! Presto, nascondetevi! Ma quello! Quello è lui! Sì, è proprio lui! È il gnomo del sottopente! Speriamo non mi abbiano visto. Ah, ma va là, ma figurati, dai. Comunque non è neanche qua. Non si rimane che guardare Carambogna. No, Carambogna no! Johnny, l'hai fatta peggio del previsto? Non è stato così difficile. Oh, magari stai zitto, La semplicità a volte non è una cosa semplice. Mannaggia. No, ragazzi, il subconscio di Bobo si è appena accorto di noi. Dobbiamo sbrigarci. Ah, ma muoviti, ma non vieni con noi? No, è troppo tempo che io scappo da me stesso. E io sono l'unico che lo può fermare. Voi, andate. Fa come vuoi, abbiamo un carnevale da vincere. Moscaldelli. Se non mi sbaglio, questo è l'anno... del 49-23. Giusto. Porca miseria, ma che cavolo? Ma che è sto schifo? Oh, lo copriamo? Oh raga, comunque ci sono io morto nel bagno. Ah, è vero. Bella lì. Geppo, ma che stai facendo? Quella è benzina. Nel momento in cui dubiti di poter volare, bevi. Mannaggia!
Certo che avevo proprio dei cattivi gusti. Oh, oh, bussa via! Pensavo lo volessi anche tu. Ne, ne, ne. Oh, Geppo, ma sei sicuro di voler guidare? Vado dove mi porta il liquore. No, 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 no! Geppo, ma che cosa hai fatto? Nella vita bisogna investire su se stessi. Ma che cavolo? Oh no, hanno preso Coazzi! Tranquilli ragazzi, ci penso io. Non ricordate che sono immortale? No, no! Scappa, ci penso io. Ma i pugnali? Raggiungi gli altri. Sapevo a cosa andavo incontro. Sapevo anche che avrebbe estratto i pugnali invisibili di Carambogna. Sapevo che mi sarei sacrificato per i miei amici. Di nuovo. Ma porca! Mi spiace, Marco. Non ci raggiungerà. Dobbiamo andare. Ragazzi, presto, da questa parte. Siamo vicini a casa mia, la conosco sta zona. Ma, Johnny, siamo agli inferi. E vabbè, sono un tipo da periferia io. Oh! Il mio unico rimpianto è essere entrato nel coro. Ah! No, Marco, lasciami andare, lascia magari stare, è ancora vivo. Fuzzamo, fuzzamo. Comunque, gente, alla fine il drago non è che fosse così cattivo. Circa. Ehi, ma questa è un'armeria. Non vi mancavano un po' le armi? Ah, bei tempi. Ah! Cristian, perché? L'ho ucciso. Che ho fatto? Andiamo, o non ce la faremo più. Ma che è sta ciofeca? Via, via, veloci, veloci! Guarda, Paolo, la scatola è là. Forza, dobbiamo muoverci. Cosa non c'è? Posso, ho pestato una mina. Ok. Non un passo o siamo morti. Ma tranquillo, conosco un trucchetto che... Johnny, cosa hai fatto? Fidati, è la cosa migliore. Ma... Voi avete iniziato questa cosa, ed è giusto che voi quattro la finiate. Io li tratterrò. Voi andate alla scatola. Ma Johnny... È la cosa migliore. Buona fortuna. È stato un onore. Almost heaven. West Virginia. Blue Ridge Mountain. Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road.
siamo arrivati all'ultimo livello. Dobbiamo andare laggiù. Quella deve essere l'uscita. Aspetta, ma hai visto cosa è successo? Ma la vittoria è là, ormai è fatta. Sì, ma quanto ci è costato? Jeff ha ragione. Abbiamo perso tutti i nostri compagni. È davvero così importante per noi vincere il carnevale? Abbiamo sacrificato tutti i nostri amici solo per la vittoria. Siamo stati ciechi. Avete capito il vero senso del carnevale, l'amicizia. Per questo vi siete meritati il loro aiuto. Perché insieme è più bello. Amici, per il carnevale. Lanciliane, questo è il tuo momento. Devi portare il vero messaggio del carnevale. Non resisteremo a lungo. Solo tu puoi farcela. Vai, prendi il bastone. No! Lanciliane, vai! Questa volta tocca a me!
ciao, sì. Stavo pensando, tra poco è carnevale, manca veramente pochissimo. Quest'anno avevo proprio voglia di fare una bella festa. Sì, sì, proprio così. Giusto? Dai, allora ci sentiamo. Ciao, ciao. Grazie, amici.